Una stagione così folle e avventurosa non poteva che trovare il suo sigillo in una partita che è stata un turbinio interminabile di emozioni. Alta lena di punteggi, reti annullate, legni colpiti, brividi in quantità industriale. Tutto in 90 minuti, che hanno consentito ai leoncelli nero verdi di artigliare i meritatissimi play-off. Dopo la cerimonia di consegna da parte dei giornalisti Bitontini della targa Naglieri a Turu Biason per aver incarnato alla perfezione lo spirito leonino della squadra e del premio dedicato a Pinuccio Rossiello, papà del patrono, al giovane gladiatorino Mariani, si parte. Mister Valeniano Loseto disegna uno schema tattico iperoffensivo, fondando la difesa sulla coppia centrale Petta Biason, capece nel cuore della pugna, con ben quattro bocche di fuoco davanti, palazzo triarico Lattanzio e tedesco che torneranno utili come il pane. Costantini si rassicura il reparto arretrato con De Miranda e Dorval. Lopez, Petruzzi e Bernardini a giostrare al mezzo, il piede lucente di Melillo al servizio del rapinoso D'Ambros. Si sale sulle montagne russe del risultato da subito. Al quarto minuto, volata di Bernardini a sinistra è il più facile dei tap-in per Lopez. Vantaggio Fasanese. Due primi Destro potente di Melillo, De Lucia si inarca e mette in angolo. Al minuto 13, voragine sulla destra e D'Ambros in contropiede per fora De Lucia. Tre dopo la mezza, trepido ping pong Palazzo Suma, capocciata vincente del cannoniere Capitan Lattanzi. A dieci minuti da riposo, botta dal limite del fantasista Biancazzurro che scheggia la traversa. Secondo di recupero, un magico piazzato arcuato dalla tre quarti di Biason frantuma il palo. 60 secondi e palazzo scodella per tedesco, piattone sbirolo. Si torna in campo e subito filtrante di triarico per il puntero andriese che buggera in uscita a suma. Minuto 9, tedesco in zucca e segna dopo l'incrocio di triarico su punizione deviata dall'estremo biancazzurro. Al dodicesimo un destro di Melillo dal limite vanifica il volo di De Lucio. Al diciannovesimo, discesa irresistibile di Lopez sulla sinistra, rasoterra centrale per la ribattuta ad un respiro dalla linea di Gentile. Ritornano così davanti gli ospiti, tutto da rifare. Al ventiseiesimo, uscita spericolata di De Lucia, che salva sul lancio di Melillo. Un minuto dopo, miracolo di Suma su Palazzo, che sul corner, su servizio di Ricky, becca il palo pur contrato. Al 33esimo il bitonto impatta, sponda del capitano e collo pieno di palazzo 4 a 4. Ultimo minuto, destro schiacciato di Loris e Suma si rifugia in angolo. Dalla bandierina, cuoio nel mucchio, petta in zucca nel 7 ed è festa al città degli Ulivi. Ed ora testa al derby di playoff di Andria mercoledì prossimo. Un'altra finale attende gli uomini del Tecnico Baresi.